22.000 tra bar, ristoranti e trattorie ed oltre 800 agriturismi e la Puglia della ristorazione che riparte con la zona gialla dopo le chiusure imposte dalle festività natalizie, restrizioni che secondo una stima di Coldiretti hanno portato ad una perdita complessiva di circa 46 milioni di euro solo con la cancellazione dei tradizionali pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, mentre permane la situazione di incertezza per il futuro con l'arrivo di nuove misure che potrebbero essere ancora più restrittive anche in zona gialla. Questa mattina a Bari alcuni ristoratori si sono dati appuntamento in piazza della Libertà, davanti al palazzo della Prefettura, per chiedere risposte e ristori immediati. Una tavola apparecchiata con piatti, bicchieri e posate, questo è il simbolo della protesta pacifica nel capoluogo pugliese che potrebbe rivelarsi ad oltranza. Chiediamo di essere ascoltati, spiegano i ristoratori, e di essere ricevuti dal prefetto perché si faccia portavoce con il governo della nostra disperazione. Dicembre è stato un mese terribile e se non arrivano aiuti a gennaio la metà delle nostre attività chiuderà e fallirà. Davanti alla tavola apparecchiata i ristoratori hanno posizionato uno striscione con la scritta se falliamo noi, fallite voi. La ristorazione va tutelata. Per i prossimi giorni, oltre ai presidi ad oltranza, la protesta potrebbe optare anche per lo sciopero della fame.